Vertigo, Alice Merton, lo pronuncio come lei, capito? Mi sono immedesimato in lei per disannunciarlo. Questo è il Drive Time, ultimi scampoli di puntata e di settimana, ma c'è un momento importante a cui teniamo molto. Un momento importante, e soprattutto perché dopo diverse settimane ci siamo resi conto di quanto servano queste cose dette soprattutto da un professionista. Queste cose, che cosa si intende? Ovviamente in questo caso parleremo di privacy, ma non solo, e lo faremo col nostro avvocato del web Piera Di Stefano. E a proposito di privacy, in questo intanto ciao e bentornata, bentrovata. Buonasera Piera. Buonasera a tutti. Allora, quello che stavo dicendo è che il discorso privacy in questo periodo tecnologicamente molto avanzato è delicato e probabilmente ci vuole poco per varcare la linea dell'lecito. E una delle cose più fastidiose, penso in assoluto per tutti coloro che hanno anche un cellulare, quindi a portata di mano, spesso sono le chiamate indesiderate dei call center. E quindi andiamo un po' su questo argomento oggi. Le odio, ne ricevo una quantità. Piera, aiutami. No, questo vale anche per me, vale per tutti, insomma, soprattutto le chiamate dal Regno Unito. Quando mamma si mia, quante ne sto ricevendo! Regno Unito tu no, Sara. È veramente un dramma. Dal Regno Unito no. A me non mi chiama nessuno dal Regno Unito. Perché? Ma perché, Piera? Di solito perché? Quello è il cosiddetto trading, lo pseudo trading online. No, capita anche, per esempio, non so voi, di ricevere mail con proposte commerciali da aziende alle quali noi non ricordiamo di aver dato questa autorizzazione, no? Sì. Ma molto spesso questo perché succede? Perché quando noi soprattutto rilasciamo i dati per le fidelity cards, no? Per le carte fedeltà, non ci facciamo caso all'autorizzazione all'uso dei dati anche da parte di altre aziende, non solo quella per cui noi, con la quale noi sottoscriviamo quella card, ma anche con aziende in partnership che sono autorizzate in questo modo a farci a loro volta delle proposte commerciali. Ce ne dimentichiamo molto spesso, ma altre volte succede che terzi, cioè che altre persone sottoscrivano al nostro posto. Insomma, questi sono tanti pericoli, e noi abbiamo comunque dei diritti. Questi diritti ci sono riconosciuti dalla nuova normativa sul trattamento dei dati personali, regolamento dell'Unione Europea 679 del 2016, noto come il GDPR, che prevede una serie di diritti degli utenti possono essere esercitati e devono essere, ovviamente, quando ci sono i presupposti, riconosciuti. Per esempio, in questo caso, il diritto, per dire, alla revoca del consenso alla newsletter, il diritto alla cancellazione di tutti i dati che abbiamo rilasciato, per esempio scaricando un'app, no? Perché ricordiamoci che noi rilasciamo in continuazione, soprattutto con queste app che andiamo a scaricare, no? Rilasciamo in continuazione i nostri dati personali. Abbiamo per esempio anche il diritto alla rettifica dei dati quando non sono corretti, o ancora il diritto nuovo alla portabilità, cioè nel senso che noi abbiamo diritto di chiedere al titolare del trattamento, che sarebbe appunto la persona fisica o l'azienda a cui noi abbiamo rilasciato a suo tempo i nostri dati, di averne una copia integrale in formato intelligibile e disponibile, e che questo pacchetto di dati venga trasferito ad altro titolare del trattamento, no? Senza alcuna problematica. Questo è un diritto molto importante, un diritto molto innovativo. Ma come esercitare questi diritti? Come li possiamo esercitare? Si fa una richiesta appunto al titolare del trattamento in questo caso, però capirete bene che molto spesso ci si scoraggia perché comunque queste istanze richiedono un certo impegno, una certa formalità. Ed ecco perché poi è nato un servizio molto importante, perché è un servizio gratuito, uno sportello digitale della privacy, possiamo chiamarlo, che si chiama Know My ID, che sta per Not With My Data, no? Non lo farai, insomma, sottinteso, non farlo con i miei dati, a meno che io non ti dia il consenso. Okay. Ed è uno sportello attraverso il quale i cittadini possono appunto farsi assistere nella richiesta, appunto nell'esercizio di questi diritti, oppure quando questi diritti non vengono riconosciuti, nel rivolgersi all'autorità garante per la protezione dei dati personali inoltrando un reclamo. Quindi è proprio un'assistenza gratuita che viene fornita agli utenti, ma anche alle imprese, perché molto spesso le imprese, insomma i titolari del trattamento
trattamento appunto si trovano in difficoltà, e quindi questo è un servizio anche per le imprese. Ed voglio sottolineare il fatto che c'è una vocazione conciliativa, no? Si tende comunque anche a un bonario componimento nel caso in cui vi siano delle violazioni e non siano ovviamente gravi e ci sia l'accordo tra le parti. L'iniziativa è stata promossa da Civiltà Digitale, un'associazione di Diego Padovan, dell'ingegnere Diego Padovan, e dall'Associazione Nazionale Italiana per la Difesa della Privacy, il professore Iaselli. E poi vede insomma la presenza di altre persone come Alessio Salzano, Andrei Pintilli e Rita Lanzetta. Io sono orgogliosa di far parte di questo progetto, di sostenerlo comunque, perché è proprio un progetto innovativo. Un aiuto concreto. Del cittadino, a servizio del cittadino. Certo. Tra l'altro aiuta anche l'autorità garante, in qualche modo fa da filtro, insomma, e speriamo che attraverso una buona comunicazione si riesca sempre di più a far conoscere questo servizio, perché è importante. Parecchi cittadini non esercitano i loro diritti, si scoraggiano perché certo. Dicono ma io come devo fare la mail, dove la trovo. Piera, mi viene in mente una cosa a proposito di quello anche che hai detto prima, che molto spesso ci vorrebbe del tempo per leggere tutte le clausole, ci vorrebbe anche un podcast associato, allegato, che mentre leggi le cose te le fa ascoltare, che spesso noi non leggiamo e ci ritroviamo in queste situazioni anche perché presi da altre cose spuntiamo e poi ci ritroviamo sommersi. Mi da leggo tutto a quello questo. Che stai dicendo tu, perché poi tante volte è anche difficile, cioè sono innumerevoli le situazioni in cui sul web soprattutto ci troviamo a dover mettere anche a volte degli ok per accettare determinate cose, ed è difficile se ogni volta che noi dobbiamo procedere magari su internet ci dobbiamo mettere a leggere tutti i termini, e quindi spesso non è solo pigrizia ma è anche proprio una questione di tempo. Come sì, si fa? Sicuramente questo accade, però diciamo c'è un'indicazione precisa che viene dalla normativa privacy, che queste informative, no? Cioè questo documento che noi andiamo a leggere, in cui ci spiegano chi sono quelli a cui diamo i dati, qual è il loro contatto, quali sono i nostri diritti, eccetera, e per quale finalità i nostri dati vengono trattati, che è l'aspetto ancora più importante, per quanto tempo vengono conservati, devono essere scritti in maniera chiara e molto sintetica. Ah. Infatti oggi si parla appunto di legal design, cioè una tecnica appunto che aiuta a semplificare anche attraverso il ricorso ad icone dei concetti giuridici complessi per renderli effettivamente fruibili e intelligibili da parte dell'utente. Quindi mi rendo conto, ma verso questa direzione si sta andando anche sulla, quindi se non lo leggiamo è colpa nostra di... però se, no, stanno se stanno, è giusto che sintetizzino anche un po', perché uno certo. A volte veramente non è solo per pigrizia ma è anche perché magari non ha tutto il tempo. Ma in questo progetto di cui ci parlavi c'è la possibilità sì. anche di salvarsi dalle chiamate e dagli SMS? Certo, perché gli volontari che offrono questo servizio gratuito, che sono esperti del settore, analizzano il caso e assistono la parte proprio nell'esercizio, appunto, una predisposizione, la richiesta della segnalazione dell'abuso, no? In questo caso. Quindi c'è tutta l'assistenza del caso, ed è un servizio, ribadisco, gratuito, e veramente speriamo che sia sempre di più reso noto e possa essere insomma effettivamente di aiuto per i cittadini, e non solo, ma anche per le imprese che a volte sono subissate, no? Da una serie di richieste, non sanno se stanno rispondendo correttamente o meno, insomma. E come per funziona? Parti, no? L'obiettivo è sempre quello poi di conciliare quando c'è la possibilità. Un utente va su questo sito che è nomid.eu e sì. Che cosa deve inserire? Il nome e cognome? C'è la compilazione, c'è un modulo molto chiaro in cui lui dovrà specificare la sua richiesta è tutto veramente un sito molto chiaro, molto accessibile. Adesso ci vuole. Questa io è una arrivo, cosa importante. Molto chiaro, arrivo molto presto di... arrivo presto su questo sito, mi sa, perché è un continuo. Sara lo può testimoniare, molto spesso rispondo anche tra un brano e l'altro perché mi chiamano e dico ma è call center su call center. Ma a parte adesso che il telefono ti dice da dove ti chiamano, un po' aiuta questa cosa a capire se non è nei dintorni, probabilmente c'è qualcosa che non va. Grazie Piera, perché
sempre preziosa. Grazie a voi per l'opportunità, per lo spazio. Ci vediamo a questo punto tra due venerdì, perché il nostro appuntamento è due volte, due venerdì al mese, ci fa sempre molto piacere. E niente, buone cose, ci vediamo presto, sentiamo e vediamo presto. Sì, ci sentiamo, vediamo presto, buon weekend a tutti. Grazie. Ciao. I got guns in my head.